Poracci, scommetto che nessuno di voi ha usato Google Lens per riconoscere Phantasy Star Portable 2 Infinity. Chi non è a conoscenza del fantastico cameo del colonnello? Vabbè, Boss è stato velocissimo e tra le tante risposte sbagliate che mi hanno fatto ghignare, premio sicuramente Tears of the Kitchen, anche per festeggiare l'apertura dei pre-order del titolo più atteso del prossimo anno. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendente. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che ancora non ha un seguito. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima per chiudere in modo degno una settimana ricchissima, di un mese ricchissimo, di un anno... Vabbè, avete capito. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito, anzi vi obbligo a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, prendiamo fiato. Partiamo con qualche notizia al volo e, lo sapete meglio di me, questo è un periodo denso di uscite importantissime e in tutto questo casino di titoloni c'è il rischio di perdersi qualcosa per strada. Proprio per questo non dovete sottovalutare Tactics Ogre. Abbiamo già parlato di come il Reborn si poneva all'arduo compito di reintrodurre al giovane pubblico una delle pietre miliari dei JRPG tattici, un titolo che purtroppo in Occidente non è mai stato al centro dell'attenzione, nonostante il remake uscito su PSP nel 2001 riscosse un buon successo di vendite. E le recensioni della remaster del remake parlano chiaro. Questa è una riproposizione fatta come si deve, che introduce molte migliorie alla user experience che smussano gli aspetti invecchiati peggio del gioco. Insomma, dopo una remaster abbastanza deludente come quella di Chrono Trigger, Square Enix ha gestito a dovere Reborn. Se siete appassionati di questo tipo di JRPG, si tratta di un acquisto straconsigliato. È uscita finalmente l'analisi nel dettaglio delle performance di Sonic Frontier su Switch da parte di Digital Foundry e il verdetto è a dir poco impietoso. Tutto quello che non funziona del gioco a livello tecnico su Switch viene amplificato a dismisura, soprattutto nelle sezioni open zone che poi sono il cuore dell'avventura. Vi lascio in descrizione il link al video per farvi un'idea chiara se la portabilità vale compromessi di questo tipo, però ve lo dico. Complici gli sconti Amazon e un coupon che mi avanzava, ho fatto la pazzia. Ho preso Frontiers su Switch. Non vedo l'ora di parlare. In fondo, cosa potrebbe andare storto? Iniziamo a celebrare anche il debutto di God of War, che come in molti ci aspettavamo è stato strepitoso. Per ora abbiamo solo dei dati parziali relativi al mercato del Regno Unito, ma a quanto pare, secondo GameIndustry.biz, si tratta del debutto più di successo dell'intera serie ed è un probabilissimo candidato ad occupare il primo posto nella classifica dei software più venduti della settimana. E anche solo tenendo conto delle copie fisiche, a quanto pare Ragnarok è riuscito a vendere più di quanto ogni suo predecessore abbia fatto nella sua prima settimana di pubblicazione. E se già il reboot del 2018 aveva segnato dei risultati impressionanti, questo nuovo God of War sembra muoversi su tutta un'altra scala. Voi poracci siete andati di day one oppure state aspettando i primi sconti? Va bene, passiamo alle notizie del giorno perché abbiamo un importante aggiornamento per Mario Kart Tour, il Mario Kart per mobile. Un update che farà la felicità degli appassionati della serie sin dall'era GameCube e che molto probabilmente avrà delle ripercussioni anche su Mario Kart 8 Deluxe. Oggi infatti è stato annunciato il nuovo tour del gioco mobile. Con la conclusione del tour di autunno dal 16 novembre avrà inizio l'Animal Tour, che come al solito porterà con sé un bel po' di nuovi contenuti. Il video di presentazione è incentrato sulla mitica e leggendaria Montagne di DK, una pista che esordì sul Double Dash per GameCube, ma che fu riproposta anche su Mario Kart per Wii. Facendo molta attenzione al trailer, è però possibile notare anche alcuni rapidi passaggi di un'altra traccia, questa volta rielaborata da Super Circuit su GBA, ovvero Parco Lungo Fiume. È probabilissimo, anzi è certo, che queste due piste
queste arriveranno anche su Mario Kart 8 Deluxe tramite il pacchetto percorsi aggiuntivi. Ma se andiamo a incrociare gli ultimi trailer ufficiali di Nintendo con quanto i leaker sono stati in grado di scoprire, probabilmente non le vedremo nella terza ondata di tracciati prevista per le vacanze natalizie. Se diamo per veri leak sia Montagne di DK che Parco Lungofiume, arriveranno nell'ondata successiva, la quarta, che immagino sarà prevista per marzo o aprile 2023. Fatemi sapere nei commenti se avete dei ricordi legati al tracciato di DK e se volete scrivete pure il perché Double Dash è il Mario Kart migliore di sempre. Ogni tanto è giusto ribadire l'ovvio. Si è appena concluso il gameplay showcase di Hogwarts Legacy, una presentazione abbastanza lunga, circa un 45 minuti, che ci ha accompagnato in tre elementi chiave della produzione. Certo, la premiere non è durata poco, ma vi consiglio di recuperare la presentazione perché si è trattato finalmente di uno sguardo approfondito, realistico, su Hogwarts Legacy, titolo che a mio avviso necessitava di dare molte conferme al di là dell'hype che si è generato già dal suo annuncio. Sono stati tre gli argomenti principali toccati: la personalizzazione e la creazione del personaggio, l'esplorazione del castello e la caratterizzazione degli ambienti di gioco e infine il combat system. Per quanto ambizioso, c'è da dire che il tutto sembra abbastanza convincente. Certo, a livello tecnico ci sono un po' di incertezze per quanto riguarda il frame rate e le animazioni facciali non sono proprio entusiasmanti, ma l'atmosfera di gioco e la cura riposta nei dettagli delle ambientazioni direi che ci sono tutte. Anche il combat system sembra trovare un buon punto di incontro tra dinamiche action e progressione da GDR senza complicare troppo la situazione, e lo dico da non fan della serie. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. E nel finale è stato anche anticipato che le prossime presentazioni saranno incentrate sul mondo al di fuori del castello, e a questo punto credo che l'unico ostacolo della produzione siano proprio le ambizioni del team di sviluppo. Ma non staranno puntando un po' troppo in alto? Il titolo è previsto per il 10 febbraio del prossimo anno, e voi poracci che idea vi siete fatti di Hogwarts Legacy? Chiudiamo con la notizia che, per citare il maestro, mi ha fatto godere tantissimo come il riccio appena nato. Remedy ha appena annunciato la produzione di Control 2. Vabbè, ormai lo sapete, sono un Remedy fanboy e ritengo Control uno dei migliori giochi degli ultimi anni. Ormai ve lo hanno tirato dietro praticamente su qualsiasi piattaforma, lo potete giocare ovunque, anche su Switch in cloud, ma forse è meglio di no, e non avete nessuna scusa, dovete giocare Control, ora soprattutto che si parla di un universo narrativo interconnesso e anche del ritorno di Alan Wake con un secondo capitolo. Siamo nelle fasi iniziali di produzione e chissà quando vedremo Control 2, per ora sappiamo solo che si tratterà di un titolo pensato esclusivamente per la next gen, girerà sul Northlight Engine e sarà pubblicato da 505. Tolto l'hype immondo che mi ha messo addosso una notizia del genere, rimangono un po' di perplessità sulla quantità enorme di progetti che Remedy sta gestendo al momento. Mi sembra un po' una situazione alla CD Projekt Red. Non si tratta certo di uno studio gigantesco, eppure ha tra le mani numerosi titoli big budget, tra cui i seguiti di Control e Alan Wake, ma anche i remake di Max Payne. Da una parte speriamo che si prendano tutto il tempo necessario per gestire al meglio ognuna di queste produzioni, dall'altra però vorrei evitare di giocare Control 2 nel 2028. Insomma, inizio ad avere pure una certa età, ma intanto voi ditemi, siete in hype per Control 2? Se non siete hype, non siamo più amici. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video e nuove emozioni. Voi, mi raccomando, questo weekend riposatevi dormendo sonni tranquilli, poi fate i bravi, ma soprattutto, obbligatoriamente, nerdate duro. Io sono il Poro Legacy, Michele Control, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Gli altri socials.